percorso la forza del silenzio. Perché abbiamo messo questo titolo, la forza del silenzio? Perché il silenzio apre nuovi orizzonti, nuovi spazi. Il silenzio ha un linguaggio tutto suo, che se tu riesci a capirlo, a entrare dentro quel linguaggio, ti apre spazi impensabili. È molto importante questa dimensione, soprattutto nella preghiera. La prima parte l'abbiamo fatta il 25, l'ho pubblicata il 25 marzo, qualche giorno dietro, e abbiamo visto che il silenzio, appunto, per la vita cristiana è importantissimo, ma è importante per ogni uomo trovare questi spazi di silenzio. E abbiamo spiegato come ottenere il silenzio esteriore, cioè abbiamo dato diverse indicazioni, vi ricordate le cuffie, tappo orecchie, eccetera, per attutire i rumori esterni a noi. Questa sera inizieremo subito a vedere come ottenere invece il silenzio interiore, che anche questo è difficile da domare, questo silenzio interiore. Tuttavia, ecco, le tecniche vanno bene, tutto quello che volete, però abbiamo l'altra volta concluso che non c'è tecnica che tenga se non c'è la grazia di Dio. Cioè tu puoi fare tutto quello che vuoi, ma se il buon Dio non ti prende per mano e non ti aiuta a scendere dentro di te, dentro il tuo mondo interiore, tu non puoi fare, non c'è tecnica che regga. Ecco, la tecnica è, come dire, un segno di buona volontà davanti a Dio, però poi è Lui che ci deve aiutare. E vi ricordavo proprio il Salmo 126: se il Signore non costruisce la casa, invano si affaticano i costruttori. Se il Signore non vigila sulla città, invano veglia la sentinella, veglia il custode. Perché? Perché se non è Dio che mette la mano, è inutile. Quindi questa sera vediamo come passare alla parte interiore. E vi ricordo che prima di iniziare bisogna invocare lo Spirito Santo, pregare molto lo Spirito Santo, pregare la Madonna, chiedere alla Madonna, lei che è esperta di vita interiore, come ci dice il Vangelo di Luca al capitolo 2, versetto 19, Maria da parte sua serbava tutte queste cose meditandole nel suo cuore. Maria serbava tutte queste cose meditandole nel suo cuore. E sì, carissimi, la Madonna è la vera maestra che ci può aiutare a entrare dentro. E allora vediamo come eliminare. Abbiamo visto quelli esteriori, ora vediamo come eliminare quelli interiori. Per quelli esteriori, vi ricordo, il video è stato pubblicato il 25 marzo, La forza del silenzio, prima parte, e quindi dovete rivedere quello, se volete, per chi non l'ha visto prima. Oggi vedremo quello interiore, come noi poter bloccare, eliminare questi rumori. E dobbiamo pensare che, dovete ricordare che quando vi sedete, vi mettete lì per raccogliervi, è il momento che mille pensieri vi vengono fuori. E c'è questo sciame di pensieri che è del passato, del presente e del futuro. E allora è chiaro che dobbiamo avere un metodo per tenerli a bada. E qual è questo metodo? Molti padri che si rifanno agli esercizi di Sant'Ignazio di Loyola o ai padri, alcuni padri del deserto, o alla Filocalia o al Pellegrino Russo, ecco, consigliano
di concentrarsi sul respiro. Perché proprio sul respiro? Perché non su un braccio, su una mano, invece sul respiro? È perché il respiro è fonte di vita, è l'inizio della vita. La vita inizia con il respiro. Quando un bambino nasce, la preoccupazione del medico è quella che respiri il bambino. E la vita si conclude quando si esala l'ultimo respiro. Quindi è più, proprio gli estremi della vita sono segnati da questo inizio con il respiro e la conclusione con l'ultimo respiro. E ce lo dice anche la Bibbia, per esempio in Genesi 2:7 dice così: allora il Signore Dio plasmò l'uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita e l'uomo divenne un essere vivente. Che bello! Quindi fece questo bamboccio, diciamo, no? Con la polvere del suolo, ma dentro questo corpo, dentro questa parte fisica, Dio alitò il soffio di vita, la sua vita. Quindi diciamo che ogni respiro dovremmo pensare a Dio, è dono del suo amore, la vita che ci ha dato Lui, la vita che continua. E quindi comincia così. Poi riprende Gesù nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 20, versetto 22, guardate come manda lo Spirito Santo sugli Apostoli, dice: detto questo, soffiò su di loro e disse: ricevete lo Spirito Santo. Ricevete lo Spirito Santo. Ecco allora, carissimi, il respiro è molto importante. Quindi bisogna concentrarsi sul respiro. Allora, prima di iniziare l'esercizio, ricordate che io vi avevo detto: preparate l'angolino della preghiera, accendete un lumino, perché il lumino rappresenta, ecco, la luce, Dio, la presenza di Dio. È bene ascoltare qualche canto sacro o musica che a voi piace. Non si può improvvisare l'esercizio del silenzio, non è che arrivi, ti metti seduto e fai silenzio, è troppo grossolana la cosa, quindi bisogna far arrivare passaggi. E poi vi avevo detto, la prima parte, bisogna leggere un passo o della vita di un santo oppure del Vangelo, quello che a voi vi fa entrare meglio nello spirito. Quindi penso che queste cose le abbiate già fatte, che avete il vostro angolino di preghiera, che avete acceso la candela, il lumino. E adesso passiamo, che abbiate ascoltato anche un po' di musica, e adesso passiamo alla breve lettura tratta dal libro La Bustinia, pagina 30. Trafiletto dice così: la preghiera, come il silenzio, è questione di un viaggio in se stessi, come tutti i pellegrinaggi dello spirito. Lapidaria la conclusione: devo rientrare in me stesso per incontrare Dio Trino che abita in me. Vedete quanto è importante? Devo rientrare in me stesso per incontrare Dio Trino che abita in me. Straordinario questa cosa. Devo scendere, devo scendere, devo scendere, perché se no non è possibile. Nel libro di Saint Charbel, sottotitolo è Itinerario nelle profondità, a pagina 39 si legge questo episodio: come la donna cananea di Sidone, l'eremita Charbel si trova ai piedi di Gesù a chiedere con insistenza di comunicare col divino dentro di sé. Chiedere con insistenza
di comunicare col divino dentro di sé, dentro di noi. Ricordate la frase di Gesù: il regno di Dio è dentro di voi. Non cercatelo fuori, a destra e a sinistra, è dentro di voi lo Spirito di Dio. E quindi dice: chiedere si trova lì, ai piedi di Gesù. Per che cosa? Per chiedere con insistenza di comunicare col divino che è dentro di sé. Ed è lì che l'eremita si troverà a contatto diretto con Dio, cuore a cuore con Dio. Straordinario, guardate. Ma quale formula di preghiera quando tu vedi proprio dentro di te e puoi abbracciare Dio. Ecco, io con la, diciamo, le meditazioni mi fermo qui, cominciamo adesso subito l'esercizio. Per cui vi ricordo: seduti comodamente, seguite sempre la voce guida, chiudete gli occhi. Gli occhi si chiudono per non essere distratti dalle cose materiali. Si chiude la porta di questo mondo, delle cose materiali, per spalancare, ecco, quella rivolta verso Dio. E cominciate a respirare profondamente e lentamente. La respirazione, come dicevo, ci aiuta a concentrarci. Ecco, pensate al respiro, concentratevi sul vostro respiro e pensate che ogni respiro è quel dono di Dio della vita che vi dà la vita. Quando uno non respira è segno di morte. Allora questa concentrazione ci aiuta a scendere nel cuore. Sempre concentrati sul respiro che farete lentamente e dolcemente, profondamente. Ora scendete col pensiero dentro di voi. Mi rivolgo, la faccio al singolare e ognuno la fa per sé. Scendi col tuo pensiero, con la tua intelligenza, con la tua immaginazione, scendi nel tuo cuore. Visualizza il tuo cuore. Visualizzare vuol dire guardare con la propria immaginazione, guardare con la propria mente, che ha uno sguardo molto più ampio dello sguardo fisico, che puoi andare, non ci sono limiti di spazio, di tempo. Con la tua mente puoi andare dove vuoi, in qualsiasi momento. Visualizzare, cerca di vedere con la tua immaginazione. Visualizzare significa guardare con la propria immaginazione, vedere con la mente. E allora, mentre tu sei in questa concentrazione, stai immaginando, vedi il tuo cuore, vedi proprio questo organo fisico e vedi che dentro il tuo cuore si sta facendo strada una luce meravigliosa. È quella luce di Dio, luce dello Spirito Santo che tu hai ricevuto nel battesimo. È una luce meravigliosa nel tuo cuore. Questa luce, appunto, è la presenza dello Spirito Santo che è dentro di te. E tu, guardando lo Spirito Santo, con la tua mente cominci ad avere tanta pace, tanta gioia. E senti anzitutto che lo Spirito Santo sta guarendo
le tue ferite interiori, i traumi del passato, le difficoltà che hai avuto, le sconfitte, i dispiaceri, i torti che hai ricevuto. Lo Spirito Santo li sta portando luce, sta spazzando via, e al loro posto vuole lasciare la sua pace, una grande luce. E tu cominci a sentire tanta gioia dentro di te. Ascolta per qualche minuto, ecco quello che ti dice lo Spirito Santo. Lui ti porta nel passato e ti dice: figlia mia, quella situazione che tu hai vissuto, io la conosco e la voglio guarire, te la voglio togliere dal tuo mondo interiore, perché ti voglio dare la mia pace. Concentrati ancora sul respiro e immagina come Dio alita su di te, ti dà la nuova vita, non più quella piena di oppressioni, di preoccupazioni, no, la nuova vita, piena di gioia, piena di pace, piena di consolazione. E come dice la Genesi, alitò nelle sue narici e l'uomo divenne un essere vivente, vive della comunione con Dio, della profonda, noi viviamo della vita di Dio, perché lui è data. E questo respiro, e questo cordone ombelicale che ci lega con lui, vedete quanto è forte. Vivi questa comunione, resta con questa immagine nel tuo cuore. Dio che alita su di te, che ti dà la vita, che ti senti abbracciato dal Padre, non solo ti dà la vita, ma ti abbraccia, perché il Padre ti ama, ti vuole bene, perché Gesù è morto sulla croce perché ti ama, perché lo Spirito Santo vive in te e vuole guarire le tue ferite. Vivi questo momento di luce e vedi e senti che questa luce sta invadendo il tuo cuore e che il tuo cuore lo vede adesso tutto luminoso. Non c'è più nessuna traccia di tenebra, vedi solo luce, e la luce che c'è nel tuo cuore cresce, aumenta e si irradia in tutto il tuo corpo, in tutto il corpo. Tu senti adesso, immagina, vedi con l'occhio dello Spirito il tuo corpo tutto luminoso. E se ci sono parti ammalate del tuo corpo, immagina che lì proprio lo Spirito Santo sta guarendo, sta liberando, la sua luce sta ridando ordine alle tue cellule. Immagina questa potenza dello Spirito Santo, la luce che si irradia in tutto il tuo corpo, e senti la guarigione che avviene in te, la guarigione spirituale e la guarigione fisica. Senti che il tuo amore cresce verso Dio, che tu lo ami, così come dice il Deuteronomio: amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente, con tutta la tua anima. E lo stai amando. Senti che questo amore cresce verso questo Padre che ti ama, un amore immenso e irrefrenabile perché tu lo ami. E allora fermati, tu senti solo di amarlo, di volerlo bene, ti senti amato da Dio, senti che Dio ti abbraccia. Resta in quell'abbraccio, in questo abbraccio tra Padre e Figlio, resta abbracciato a Lui e vedi questa luce
si espande e che esce anche fuori dal tuo corpo e diventa una nube luminosa, quella nube che videro i discepoli sul monte Tabor, perché hanno visto la presenza di Dio e Dio si manifesta così, una luce immensa, e vedi che ti avvolge il tuo corpo e ti senti avvolto in questa nube luminosa, senti armonia, senti gli angeli cantare, senti attorno a te la natura, gli alberi, i fiori, gli animali, l'armonia, l'armonia con tutto il creato, l'armonia con gli angeli, l'armonia con il paradiso, l'armonia con tutti, anche con i tuoi cari defunti, l'armonia con tutti. Tu senti di vivere in una immensa comunione ed è una gioia grande. Vedi che adesso il Signore Gesù, ecco, in questa luce che cresce, vedi il volto di Gesù, meraviglioso, maestoso, vedi tutta la sua misericordia, vedi il suo amore per te, vedi che adesso alita su di te e dice anche a te, ricevi lo Spirito Santo e tu senti ancora una volta il fuoco dello Spirito che scende ancora con più forza su di te, un fuoco nel tuo corpo e lo Spirito Santo, senti un grande calore nel tuo cuore che si irradia in tutto il corpo, lasciati avvolgere da questo calore, da questa nube luminosa e senti adesso quella voce meravigliosa del Padre, tu sei mio figlio, quello che disse a Gesù, che lo ripete, tu sei mio figlio, in te mi sono compiaciuto, tu sei mio figlio, il Padre che in Gesù noi siamo figli, figli di Dio, ti chiama figlio, ti abbraccia, ti dice tu sei mio figlio. Magari tu non ti senti degno, ma io sono pieno di peccato, ma come faccio? Ma non è possibile. Ma Dio ripete ancora al tuo cuore, tu sei mio figlio, in te mi sono compiaciuto, nel tuo cuore voglio vivere. Sì, perché Gesù ha detto, io sto alla porta e busso, se uno mi apre, entreremo e ceneremo con Lui. E quindi Lui vuole entrare e quando tu apri il cuore ed entra, il Padre ti ama. Tu sei mio figlio, in te mi sono compiaciuto perché hai aperto il tuo cuore e io sono nel tuo cuore. E ora resta così per ringraziare Dio, per ringraziare questo Padre buono e santo per tutti i doni che ci fa, per il dono della vita, per il dono che riusciamo a realizzare ogni cosa, non ha importanza di cose grandi, ma quelle piccole gioie, piccole cose di ogni giorno. E ringrazia il Signore. Ora, piano piano, riprendi consapevolezza della realtà che ti circonda, cioè prendi consapevolezza del tuo corpo, prendi consapevolezza del luogo dove tu sei e quindi puoi aprire gli occhi e ringraziare il Signore. Porta sempre dentro questa esperienza bellissima di comunione con Dio. In questo momento
Io auguro a tutti voi ogni bene, ma se qualcuno dovesse avere delle prove, delle difficoltà, ecco, cercate di ricordare questo momento straordinario, il momento del Tabor, momento meraviglioso, quel momento di comunione profonda con Dio. E tutte le volte che voi lo volete, questo esercizio lo potrete ripetere. Non ha controindicazioni, potete ripeterlo quanto volete, quante volte volete al giorno, quindi anche più volte al giorno. Bene, io carissimi, vi do appuntamento alla terza parte, che sto già lavorando per fare il video, e se avete qualche dubbio, qualche cosa da chiedere, potete commentare anche sul video, su YouTube. Io preferisco i commenti lì perché sono pubblici e quindi quella vostra osservazione può aiutare anche un'altra persona magari che legge i commenti, quindi è molto importante. Vi ringrazio per aver avuto la pazienza di seguire questo video e prima di chiudere vi do la benedizione a voi, alle vostre famiglie e a tutte le cose che avete nel cuore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Grazie ancora carissimi e che il Signore vi dia tanta pace.